Chi sono le vittime del dovere? Le vittime del dovere sono tutte quelle forze di polizia, gli appartenenti alle forze di polizia, agenti, ma anche gli stessi magistrati che nel corso dell'esercizio delle loro funzioni hanno riportato delle invalidità dovute a degli attacchi di tipo criminoso. Sono delle persone che diventano degli eroi per la nostra società, perché sono persone che sacrificano anche la propria incolumità e la propria vita a favore di noi tutti. E noi abbiamo proposto, sottoscritto un disegno di legge importantissimo, la quale comporta dei benefici anche di tipo previdenziale, dei benefici sotto profilo anche pensionistico a favore di queste vittime del dovere, a queste persone che appunto si sono sacrificate per noi tutti. Attualmente la legislazione infatti prevede delle distinzioni fra le cosiddette vittime del terrorismo, le vittime della criminalità organizzata, e noi riteniamo che i benefici che hanno riportato anche nel caso delle vittime appunto della criminalità organizzata e del terrorismo possono essere perequate anche a quelli delle vittime del dovere.